siamo nella azienda agricola San Felice, che è un'azienda del gruppo Allianz. All'attivo ha tre tenute, una a Bolgheri, una a Montalcino e una, quella principale, qui dove siamo, a Castelnuovo Bernardenga, dove si produce prevalentemente Chianti Classico, e quindi il vitigno principe per la produzione del Chianti, appunto il Sangiovese, che occupa quasi l'80% della superficie vitata. Oltre al Sangiovese, le altre varietà presenti sono vitigni internazionali come il Cabernet, il Petit Verdot e lo Chardonnay, e poi ci sono circa 10 ettari che invece sono destinati alla coltivazione del Pugnitello, che è un vitigno autoctono che San Felice insieme all'Università di Firenze ha recuperato come vitigno minore e che attualmente viene utilizzato sia come gregario nel Chianti Classico sia come etichetta a sé stante. Le principali malattie nel vigneto sono peronospora, oidio e botrite. Questa varietà che abbiamo qui accanto è una varietà particolarmente sensibile all'oidio, si chiama Pugnitello perché ha un grappolo che rimane molto compatto, molto chiuso, piccolo, e che sta proprio in un pugno ed ha questa peculiarità di essere molto molto sensibile all'oidio. Quindi in annate come questa, che ormai sono diciamo all'ordine del giorno, cioè con poche precipitazioni, per cui la peronospora in qualche modo si riesce a controllare, sull'oidio la pressione continua a essere sempre importante, perché è una malattia che va avanti soprattutto in stagioni umide, se c'è eccessiva copertura vegetativa come ce l'ha appunto il Pugnitello. Siamo a San Felice in mezzo a una prova Revisol. L'abbiamo fatta con SGS, un centro di saggio che ci ha assistito per tutta la stagione, e su una varietà particolarmente sensibile all'oidio, il Pugnitello. Qui abbiamo già un testimone non trattato che mostra molti sintomi sia su grappolo sia su foglia, e intanto la nostra prova va avanti. Il Revisol è un nuovo triazolo di origine BASF e lavora molto bene sull'oidio e sul black rot. Lo abbiamo messo in questa strategia all'inizio della linea di difesa. Perché? Perché abbiamo visto che è sistemico, ha molto movimento all'interno della pianta e soprattutto è molto efficace a basse temperature. Cosa vuol dire questo? Che le infezioni ascosporiche, come ci dicono i modelli previsionali, quindi le infezioni che derivano da ciò che è successo l'anno passato, sono molto precoci e sono quelle che vanno a impattare tantissimo poi su quella che è l'evoluzione successiva della malattia. Quindi avere un prodotto usato in pre-infezione con i modelli previsionali, curativo, bloccante, ma soprattutto preventivo e sistemico in quella fase di bassa temperatura è fondamentale. Con l'arrivo del Revisol quindi avremo tre prodotti l'anno prossimo per la difesa dell'oidio. Il Revisol sarà inserito nella prima fase, poi arriverà il Cercavis nella fase intermedia e infine il Vivando, che è quello che ha maggiore tensione di vapore. Abbiamo messo in questa parcella tutti e tre i prodotti in strategia proprio per capire come si integrano, e qua la strategia dice che l'oidio non c'è né su foglia né su grappolo.